Amici del videogioco vanno curati in clinica. Ci sono quelli che perdono il senso della realtà, altri rovinano il matrimonio e qualcuno si trasforma in killer. Ok, passano la vita davanti alla console. Secondo gli esperti, sviluppano una dipendenza come quella da cocaina. Oh mio Dio! You serious? Ebbene, non poteva mancare queste fantastiche notizie. Oh my god, okay, it's happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm. Un altro giornaletto italiano parte a tutta carica verso i videogiochi dopo un accaduto che sì, riguarda i videogame, ma no, non è tutta colpa loro. Dopo l'accaduto a Jacksonville, il giornale che tutti conoscono, chiamato Libero, ha deciso di sbattere in prima pagina un attacco pesante verso i videogame, trasformando un divertimento per molti giovani in qualcosa che tutti devono evitare, sparando fandonie là ogni dove. Questo giornale, come avete letto solo dal titolo, fa notare come non sa un bel niente sul mondo videoludico, se non la parte negativa di essa. Sì, possiamo dire che videogiocare troppo potrebbe diventare una malattia, ma come ogni cosa, come le sigarette, la droga, anche il cibo può diventare malattia. Ma questo non vuol dire che ciò ci renda dei maniaci da mandare in clinica insieme alla gattara dei Simpson. Questo attacco pesante da parte dei giornali italiani fa notare ben due cose. La prima è che i giornalisti di adesso rovinano per bene il vero giornalismo, creando fandonie e fake news. La seconda cosa è che l'Italia non cambierà mai. Sono anni che tutti i giornali, non solo questo, attaccano il mondo videoludico appena si sente puzza di terrorismo. Vediamo ad esempio 2 anni fa, quando in Puglia arrestarono i 2 presunti terroristi e perquisirono la stanza di uno di loro, trovando alcuni videogame. La stampa, soprattutto TG4, fece una puntata parlando di ciò e descrivendo uno dei videogame come il suo videogame preferito che simula l'attacco dell'ISIS al Louvre di Parigi. Quando, beh, tutti noi sappiamo di cosa parla Assassin's Creed Unity, vero ragazzi? Quindi, quello che voglio dire è che ora non se ne può davvero più di questi giornaletti da 4 soldi che assaltano una cultura come quella dei videogame, sparando merda contro di essa. Ci chiamano malati, terroristi, psicopatici, killer, ci dicono di andare in clinica. Beh, questo fa notare come oramai in Italia, per fare successo basta parlare male di qualcosa e creare una vera e propria civil war. Spero che il video vi piaccia, commentate, ditemi cosa ne pensate di questa situazione e ricordatevi di condividere questo video in giro. La gente deve sapere che tutto questo non è altro che una bugia bella e buona. In più ricordatevi di lasciare anche un bel mi piace qua sotto e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Au!